Bella ragazzi, sono Luca, eccoci qua. Siamo col quarto episodio di The Order. Siamo ancora con Let's Play. Sull'episodio precedente abbiamo scoperto che il nostro ordine è nato da Rare 2. Infatti, se vedete il nostro ordine, siamo tutti intorno a una tavola. Infatti, siamo sulla tavola rotonda, signori. E più avanti ci sono anche altre scoperte per noi. Poi abbiamo trovato il primo esemplare di Lycan e abbiamo ucciso un botto di Lycan. Che abbiamo scoperto che quindi abbiamo anche i licantropi in mezzo sangue. Poi abbiamo trovato una persona importante realmente esistita, Nikola Tesla, che è in pratica il nostro armaiolo, quello che ci procura le armi e ci dà dell'equipaggiamento utile per proseguire la nostra avventura alla ricerca del Bo. Lo scopriremo più avanti. Quindi, se, come sempre, se vi piace la serie, lasciate un mi piace, commentate sempre scrivendomi cosa migliorare, condividete. E soprattutto iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi. E quindi vi lascio al quarto episodio. Buona visione. Bene, altro filmato. Scandaglieremo il quartiere a coppie. Isabeau, tu e Lafayette imboccherete High Street dal lato sud. Io e Galahad la percorreremo da nord. Perché il francese non va con Galahad? Mademoiselle dubita delle mie intenzioni. Mi atterrò scrupolosamente ai dettami della cavalleria. Preferirei avere l'aiuto di qualcuno un po' più esperto. Pensavo non ti servisse aiuto. D'accordo. Farei squadra con Galahad. Forse un giorno Mademoiselle mi permetterà di mostrarle il mio talento. Un giorno. Ricordate, questo è il Maiale! territorio dei ribelli. Gli insorti non apprezzeranno un'incursione a Whitechapel. Dopo quanto scoperto a Mayfair, l'obiettivo sarà l'ospedale di Londra. Mi stupisce che i Lycan abbiano trovato rifugio qui. Non trova, monsieur? Pensi davvero che i ribelli collaborino con i Mezzosangue? Il loro cancelliere ne è convinto. Io nutro qualche dubbio. C'è qualcuno di cui ti fidi, mon général? Nulla è scontato, tutto è opinabile. Un motto che mi ha tenuto in vita per secoli. State allerta, tutti quanti. Avremo un'accoglienza calorosa. Quelle joie! Un ammasso di ladruncoli, spioni e ruffiani. Un tempo era tutto molto diverso. Molto bene, andiamo avanti. Lì sorgeva una cappella isolata che offriva rifugio ai viaggiatori. Risaliva prima della mia epoca. Le mura della città non esistevano. Whitechapel colpisce al naso prima che agli occhi. Ci troviamo all'ospedale. E stai in guardia. D'accordo. Ma mi becco io francese froccio. Di qua, monsieur. Ma va, caga. Vabbè, lo uso come ariete. Not bad. Le ceneri sono ancora calde. C'è stato qualcuno. Andiamo a trovarlo. Giù. LOL. Sta sanguinando come un maiale sgozzato. Dove domani? Cattiveria. Non si rialza. È arrestato in un posto. Vorrei passare, scusi. Ok.
Grazie. Qua cos'è che c'è? Quattro penny? Penny? Posso svegliarlo? No. A me sembra alquanto un vicolo cieco. Ah, ma ci sono le scale. Ciao cazzo. Spacca bottiglie, ti. Un genio. Sacranti turni in fabbrica per una lurida paga miserevole e padroni che vi impongono di essere i loro grati per pochi spiccioli a settimana. Bambini ridotti a scheletri nell'inferno delle miniere di carbone mentre i capitani d'industria banchettano sui vassoi d'argento. È questa l'Inghilterra che vogliamo? No! E che cosa dobbiamo fare? Combattere! Esatto, fratelli e sorelle. Combattere! Unitevi alla nostra causa! Muoviamoci! Abbasso la regina! Abbasso la regina! Abbasso l'impero! Non so, pensavate di non farvi sgamare? Abbasso l'impero! Abbasso l'impero! Abbasso la regina! Non lo so! Abbasso l'impero! Lo sai! È morto! Per colpa tua! Bravo! Più forte, più forte! Staccaglielo! Il signorino non voleva sporcarsi le mani. Va tutto bene, non devi aver paura. Come poteva sapere che fosse lo squartatore? Mi sembrava solo uno sbirro. Ne ha uccisa un'altra ieri notte. Io non lo sapevo. Non insistere, monsieur. Io non lo sapevo. Stai tranquilla, ora sei al sicuro. Se te ne vai. Se rimani qua. Dovremmo usare questa porta. Dovremmo. Mentre tieni premuto le due, ruota lentamente R fino a quando la vibrazione si riduce. In quel punto premi R2. Non ho capito. Ah, qua. No. Troppo, troppo, ok. Qua. Allora, mentre tieni premuto L2, ruota lentamente R fino a quando la vibrazione si riduce. Secondo me è così. Finché la vibrazione è più forte, perché cazzo è più forte sul joystick così la vibrazione. Ok, ci siamo. Abbiamo capito come funziona, finalmente. Localino. Ehi! Non sono ammesse armi in questo edificio. Se volete restare, lasciate le pistole. Bien sûr, monsieur. In effetti stavamo giusto cercando il guardaroba. Date qui. E buon divertimento. Calma, monsieur. Intanto hanno un coltello di 20 centimetri sulle spalle.
Insomma, siamo su un bordello, signori. Zelda. Un'altra volta. Posso insegnarti cose che non hai mai visto? Non ne dubito. Vieni giù. Dai, coglione, muovi il culo. Marchese, non c'è tempo da perdere. All'inferno. Sto. Serve una via di fuga e subito. Ho quello che serve, monsieur. Se una di voi signorine potesse frugarmi in tasca. Da qua, amore. Può bastare, monsieur? Zoccole. Basta e avanza, direi. Prego, allora. Al piano di sopra. Quindi adesso... Signori... Sei pronto, amore? È una cosa che non ti scorderà. Oh, sì. Di qua, tesoro. Qui dentro. Ehi! Ehi! Che state facendo? Avete sbagliato stanza! Dove è andato il mangiarame? Lì dentro, con il suo amico! Ehi! Uscite di lì! Ok. Salve! Sparaghi, sparaghi, sbaglia. Togliegli i coglioni. LOL. Ok, ha fatto una brutta fine. Che facciamo ora? Ci facciamo le pippe. Mi sa che dobbiamo andare qua sopra. Oh yeah. È un po' degradato il quartiere. Scendi, bravo. Abbiamo ospiti. Prendete le armi, forza. La Fayette. Silenzio. Non facciamoci sgammare. Facciamo la fine di Far Cry qua. Non facciamoci sgammare e scoppia la guerra mondiale. Abbiamo scatenato un vespaio. E se tranquilli. Occhi aperti, Marchese. Devo trovare un modo per passare. Saltando? Cosa c'è qua? Eeeh, sto frato non riesce a muoversi, dai, sei giovincello. Dai, forza, ce la puoi fare. Qua non c'è niente. Nine. Torna in tre. Adesso. Quindi? Senso tirare su quella roba? Ah, understood. Cazzo, sei un genio. Non posso equipaggiare la pistola. Adesso è equipaggiata. Occhi aperti e guarda chi arriva. Date all'inferno! Come cazzo mi ha fatto sgammarmi? Figo sto revolver. Libero.
Forse i tetti non sono la via migliore. Hai ragione. Troviamo un'altra strada per l'ospedale. E questo qua è un mitragliatore. Molto bene, mo le armi e quindi spacchiamo i culi. Su o giù? Giù. Stai calmi. Oh, Fasil. Scusate se in questa serie non parlo tanto, però è un film di tra l'altro. Non vogliamo causare altra confusione. Guarda, monsieur, Dio non ha salvato la regina. E gli hanno sparato in culo. Molto bene. Tieni giù. Cazzo. Muori. È morto. E io voglio cambiare riparo. Tipo così. Bene. Fanno davvero schifo. Mamma mia. Corri, 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 barati. E mori. Mi hanno bloccato. Stai giù, la fagliette ti coprirà. Ma vaffanculo, te la fagliette. Ok, sto revolver dalla distanza è assolutamente inguardabile. A mammeta. Dai, facciamo tutto il gioco senza morire. Fai sbucare la testolina, brutto stronzo. Ribelle a terra. Secondo me qua dentro c'è qualcosa. La Fayette, la strada. Non c'è una beata minchia, proviamo ad andare più su. Ah, ma potevo andare qua su e ammazzare il cecchino. Tactical. Ma non mi interessa il fucile. Prendo la granata. Corri, 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 corri. Ho sbagliato arma. Muori, no, nine, nine, nine. Tira fuori la testa. Ok. Obiettivo a terra. Non possiamo fermarci. Immagino che stiano arrivando altri ribelli. Dici? Hanno sbarrato la strada. Dai. Attraverso l'edificio. Che edificio questo? Molto bene. Po' pum. Nai. Triangolo. Pum. Sta 50.000 armi da tirargli contro. Nine, nine, nine. Perdiamo uomini. Poh, poh. Mamma mia, il corpo a corpo è una cosa potente proprio. No, no, ho sbagliato. Torno indietro. No, morire. Non morire per queste cazzate. Sono bloccato. Mi sa che funziona solo con la pistola, con l'altro robo. Allora, mi serve una pistola. Assolutamente. Molto bene. Sto ricaricando. Testiamo le esplosioni. Not bad. Non male, direi. Mi piace sta roba, mi piace, mi piace. Attenzione.
Sta calmo, bambino. Cazzo. Non moriamo. No, corri, scappa, scappa, run, run, baby, run, 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 run. Ok, ci siamo, riparati. Muori. Abbiamo un revolver. Ciao. No, 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 muori, 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 no, 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 no. Bene, ragazzi, qua adesso vi accorcio un attimo le vicende perché sono andato avanti diverse volte, rifacendo diverse volte la stessa partita, la stessa missione, lo stesso punto della missione. Ma semplicemente perché morivo, 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 morivo. E pensavo che forse sarebbe stato un po' meglio accorciare un po' le incazzature e non far notare quanto stessi sclerando in quel momento. Quindi adesso parliamo insieme di una cosa bellissima. Avete mai pensato a quanto sono belli gli uccellini che nascono in Africa 10 ore al giorno quando bevono latte dalla mattina alla sera con Nesquik? Perché sì, siamo qua, felici per trovarci in questo mondo pieno di favole. In pratica, dove chi giochi che nascono sono talmente semplici, sto passando un discorso serio, e questo qua è il bello. I giochi che diventano così tanto semplici adesso, che quando ti trovi il giochino che ha quel pelino in più di difficoltà, che non è neanche tanto difficile, però quando c'hai troppi nemici ti dà fastidio e ti dà nervoso, e in quei momenti sono quei momenti in cui tiresti giù le bestemmie del mondo. Infatti sta tirando giù le bestemmie del mondo, soltanto che sentite la mia voce di adesso. Non sentite la voce di quel Luca, quello che stava giocando, che stava tirando giù tutto il calendario a memoria. No, quel Luca voi non lo conoscete ancora. Adesso vi si presenta un Luca pacato, tranquillo, che stava per tirare un'altra bestemmia in questo momento e che si è salvato per culo. Ma non importa, adesso vi lascio, ormai il video, questo piccolo intermezzo del video è quasi concluso. Vi lascio e gli ultimi secondi prima di ricominciare la nostra vicenda molto intensa e piena di una storia piena di sostanza, di amore per la patria, per il proprio ordine fondato sul grande re Artù, cavaliere della tavola rotonda. E quindi, ragazzi, vi lascio a questo intermezzo ormai concluso e ci avviamo verso la fine del capitolo. Allora, io sto tornando da una persona che quando è un giocatore in terza persona corre come una merda, ammazza tutti. Questo gioco è un po' più... Dai cazzo, muori, ti taglio i coglioni, ti taglio i coglioni, tutti i coglioni, te li tolgo a morsi. Non proprio a morsi però. Monsieur, mi affronto in strada. Ricevuto, Marchese. Lancio una bomba. Esplodete tutti, brutti stronzi. Diavolo. E il revolver. Non è questo il revolver. Puoi abbassarti, prendi questo. No, questo. Quello prima. Bravo. Stai attento, amico. Non male, direi. Tenete l'insegnante, vi porto al tiro. Che
cazzo! Corri, scappa, 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 scappa. Cambia arma, girati. Non facciamoci inculare un'altra volta, dai, per piacere. Allora, sti colpi ce li abbiamo, sti qua anche. Vieni, vieni. Muori! Granata lanciata! Pum! Ribelle neutralizzato. Morite tutti. Ho sbagliato tasto. Torna in riparo. Ma finiscono? Granata. Bello. Sbaglio sempre, mi riparo con la X, ma in realtà devo ripararmi col cerchio. Merda, granata. Muori? Vuoi morire? Grazie. Cazzo. No. Ma fai qualcosa, tuia di merda. Devo ricaricare. Diavolo. Ce la possiamo fare. Avanziamo ancora lontani dalle strade. Quanto bene si stava sui tetti. Perché scendere? Mi aiutereste con il carro, monsieur? Che carro? Che cazzo? Che carro? Dove sei? Spingi! Cazzo, non ce la facevi a salire a 10 centimetri, porca puttana. No, mi serve il carro. In realtà volevo la granata che non ha preso. Ok, allora controlliamo qua se c'è qualcosa di utile. Una beata minchia, questo. Inutile. E qua niente. Bene, proseguiamo. Però resta sempre un comparto tecnico da favola. Allora, il gioco per adesso c'è anche un buon livello di sfida. Bene, mi piace, mi piace, mi piace. Percival. Percival, mi ricevi? Percival. Gli edifici bloccano il segnale. E che cazzo? Congresso. Dammi il monocolo. Vedo l'obiettivo. L'ospedale è 2 miglia a ovest. Cazzo, so anche calcolare le misure. Vedi i nostri compagni? Non ancora. Là vedo le esplosioni. Ci uniamo alla soirée? Invitiamo qualche amico, ok? Te! Aereo qui Galahad. A chiunque si trovi nella zona di Whitechapel. Comando aereo qui Galahad. Sicuro, monsieur. Mi ricevete? Non possiamo stare qui. Il Lord Cancelliere sarà contrariato. Lafayette non ama la corte marziale. Ci penseremo più tardi.
Sir Galahad, qui Sentinella 5. Siamo tre leghe a nord-est di Whitechapel. Attendiamo direttive. Sentinella 5, qui Galahad. Chiedo supporto aereo in volo d'attesa. Ricevuto, Sir Galahad. Inviamo segnali blu e rossi a intervalli di un secondo. Richiediamo conferma visiva per impostare la traiettoria. Mamma mia, sono proprio grandi. Invia il codice morse utilizzato. Premi touchpad. Punto. Tieni premuto. Ok, quindi tac. 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 Per gala qui Sentinella 5. Abbiamo conferma visiva della vostra posizione. Nuova rotta 224 gradi. Tra 8 minuti in volo d'attesa sopra Whitechapel. Bravi. Venite da me. Ok, Sentinella 5. Attendete ordini in posizione. Andiamo. L'olezzo della pestilenza. I bassi fondi di Parigi profumeranno di viole. La merda puzza di merda, monsieur. In tutto il mondo. Dai, ti stai cagando addosso? Grazie. Boing! Quando scommetti che il coglione cade giù? Putain, la faiette! Nessun problema, monsieur. Sto bene. Putain. Perché dovevo mettere un francese in sto gioco? Mi sa che voi. Andiamo avanti. Un gatto! Non sarebbe meglio se andassimo a caccia di mezzo sangue? Pazienza, Marchese. Ah, questa parola. Pazienza, sempre pazienza. Ricarico! Lascia stare, Jimmy, vai! Proteggo io le retrovie. Signor sì. Pronti? Avanti, andate! Partenza! Pam! Pam! No, non anticipiamo troppo. Molto bene. Ah, ho finito le munizioni, ecco perché sono morto. Se non aspetto che recupero la salute, come faccio a ammazzare la gente? E siamo solo in normale. Da, muori, stronza. Anche voi non siete contro me. Sì, ma se tu mi inculi la copertura... Chi è che copre? Aiuto! Sono bloccato! Monsieur, al gendarme serve aiuto! Sto ricaricando! Cazzo! Non ho la... Sì, pom! Ya! What? Dai, fagli il culo! Non so cosa sta roba. Hey. Che cazzo? Vi siete fermati per un bicchiere? Abbiamo trovato resistenza. I ribelli sono meglio armati del previsto. Sono incisioni familiari. È uno dei nostri. Da dove viene? Faccio strada. Penso sia finito questo capitolo.
Andiamo.